Buongiorno, andiamo a fare il giretto del campeggio oggi. Io mi sono già pronta e lo faccio insieme a voi la prima volta, proprio insieme. Io ho visto soltanto un pezzettino del campeggio, che è la parte che va praticamente dall'entrata fino alla mia piazzola, e quindi non ho visto nient'altro e lo vedo appunto con voi per la prima volta. Allora, sto andando appunto davanti all'entrata. Questa è la strada che devo prendere appunto per arrivare alla mia piazzola, e sto arrivando fino all'entrata, insomma, giusto per partire dall'inizio, insomma, per avere un po' di senso quello che sto facendo. Questa è praticamente una laterale subito dopo l'entrata che mi porta alla mia piazzola, e queste sono tutte le viette che poi portano a tutte le varie zone del campeggio, tra cui anche la piscina, come avete detto. E qui ci sono i camper, e poi laggiù in fondo c'è l'entrata. Dunque, parto un po' prima del campeggio, cioè sono fuori dal campeggio in questo momento, perché volevo mostrarvi questo, che è il ristorante del campeggio, il ristorante pizzeria, ed è subito fuori dal campeggio, proprio subito fuori dalle sbarre c'è il campeggio. Continuando, tenendo sulla destra il ristorante, di fronte c'è un'altra parte del campeggio che adesso è chiusa perché ovviamente non c'è tanta gente, però appunto attraversando la strada si arriva alla seconda parte del campeggio, che è quella laggiù e che non possiamo visitare in questo momento. E poi invece, tenendo alle mie spalle l'entrata, appunto la seconda entrata del campeggio che non possiamo visitare, continuo per questa stradina fino ad arrivare al supermarket del campeggio. Questo è un piccolo supermarket, e anche questo è subito fuori dal campeggio, però è sempre fa parte del campeggio, e qui insomma c'è tutto quello che serve. Allora, continuando, qui sulla sinistra, sulla destra c'è appunto il supermercato, e sulla destra c'è l'entrata da qui, e dove siamo entrati ieri con il video. L'avete visto, insomma, da qui c'è l'entrata del campeggio. Mi sposto un pochino così riuscite a capire meglio. Eccomi qua, appunto, così ce l'abbiamo di fronte. Ho il supermercato a sinistra, e andando dritti c'è appunto l'entrata del campeggio. Quello lì al centro, cioè a destra si entra, a sinistra si esce, e questa casetta al centro è praticamente la reception. Qui a sinistra c'è l'ufficio, la cassa. Un laghetto bellissimo di cui ieri mi sono innamorata, perché ci sono queste tartarughine. Ogni volta che passo di qua gli faccio la foto. Infatti c'è il tipo della reception che ormai mi ha preso per pazza, ma io le adoro, guardate che belle che sono. E poi, continuando, appunto lì c'è l'ufficio cassa, e subito in parte a destra, questa qui è la zona del mini club. Sarebbe il mini club, che però purtroppo adesso è chiuso perché, per ovvi motivi, insomma, per via del Covid. Qui dietro invece vediamo cosa c'è. Allora, credo di aver capito, essendo il mini club, ecco, sì, effettivamente qui dietro c'è il parco, molto molto bello, che purtroppo non è accessibile neanche questo per il momento, ma è una cosa momentanea, insomma. Bello, carino questo parco. Poi, tornando indietro, vediamo, continuiamo per la strada e cerchiamo di capire cosa c'è di qua. Ecco, questo pezzo, diciamo, già l'avevo visto perché appunto ci sono passata più volte ieri. Questi sono gli orari del mini club. Allora, qua più avanti, sempre sulla sinistra, ho trovato questo posto. Ah, è la zona lavanderia, bello, bello. Allora, ci sono le lavatrici sotto e le asciugatrici sopra. Qui ci sono anche i lavandini per il bucato, appunto, i vasi per lavare il bucato. E qua ci sono tutte le macchine, sono tante, di solito ce ne sono due o tre, non così tante. Bello, bello. E poi usciamo e teniamo sempre la sinistra, continuando per di qua. Dopo le lavatrici c'è un altro pezzettino, non riesco a capire cos'è sta roba. Ghiaccio, un frigo, non capisco. Ah,
È la macchinetta per il ghiaccio, pazzesco, non l'avevo mai vista questa in un campeggio, beh, da nessuna parte in realtà. E Figata. poi continuando, scusate se ogni tanto giro la telecamera, ma se c'è gente non posso inquadrarla. Ah, questa è la zona per lavare i piatti, ma prima c'è questa stanzetta che è una nursery. Ok, questa è una piccola stanzetta dedicata appunto ai più piccoli, con un fascicolo, un piccolo WC e il lavandino per fare il bagnetto ai piccoli. Non c'è in tutti i campeggi la nursery e neanche un bagno dedicato ai bambini, quindi è un punto a suo favore. Ne ho visti di più grandi, però va bene anche questo, secondo me. Carino. Continuando per questa strada. Mi sono infilata dove non dovevo, torniamo sulla strada principale. Eccomi qua. Allora, qui a destra c'è tutta la zona dell'entrata, dietro di me, insomma, che abbiamo stato prima, quindi ufficio, cancello, supermarket, lavatrice, eccetera. Qua sulla sinistra c'è un boschetto che non riesco a capire, forse la zona delle tende. Non so. C'è questa casettina, quindi non ho idea di che cosa sia. Ah, ci sono gli scatoloni dei disinfettanti, probabilmente è un magazzino oppure la stanza dove vanno le donne delle pulizie a recuperare la roba. Però ci sono due balconi chiusi, boh. Qua oggi è chiuso. No, purtroppo alcune parti del campeggio sono chiuse a causa del Covid, ma comunque cioè non sono servizi indispensabili nel mio caso. Magari qualcuno nel mini club potrebbe anche averne bisogno, ma io non particolarmente. Da qua si esce alle parti delle tende dove eravamo prima. Con la zona ecologica. E qui sulla destra c'è tutta la zona dei camper. Lì c'è un'altra sezione, un altro bagno. Allora, io non ho idea di come sia questo campeggio quando è pieno, però così non è assolutamente niente male. I campeggi lì ho un metodo di ecco, lì c'è un'altra zona chiusa. Io ho un metodo di c'è gente dentro, cosa c'è? Andiamo a vedere. Io ho un metodo di valutazione di campeggi un po' particolari perché prima su tutto è che vale una buona fetta, la metà almeno. Ma credo che questo sia un altro bagno. Lavapiedi. Ah, stanno facendo i bagni nuovi, ce l'avevano detto, però non sono ancora pronti purtroppo perché hanno dovuto chiudere i lavori a causa della pandemia, appunto. E stanno facendo anche le piscine nuove, ma quelle ve le faccio vedere dopo. E io ho un metodo di valutazione dei campeggi più particolari. Sto facendo la strada sterrata e quella sarebbe la via principale dove si passa a piedi quella asfaltata. Vi dicevo, io ho un metodo di valutazione dei posti dove vado un po' particolari, che si basa sulla maggior parte sui bagni. Allora a me non interessano che siano nuovi, belli, tutti alla moda, eccetera, eccetera. L'unica cosa, ok, mi sono ingamberato, vediamo se si può uscire da qua. Queste credo che siano le casette dei dipendenti. Mi interessa soltanto che siano puliti e quindi più della metà della mia valutazione si basa appunto sulla pulizia dei bagni e
E qui ovviamente in questo momento sono super puliti per due motivi. Il primo è perché c'è poca gente, perché non siamo ancora in alta stagione, e il secondo è perché sono regole che al momento sono imposte sempre a causa di questa situazione in cui ci troviamo, quindi massima pulizia in genere. Quindi credo che quest'anno tutti i campeggi siano di mio gradimento per questo motivo qua, ma si vedrà. Se c'è, comunque, se non mi piacciono i bagni, in linea di massima a me, in quel posto lì non mi trovano più, non mi vedono più. Qui dicevo, per il momento sembra tutto a posto, perché appunto quest'anno ci sono regole imposte dal governo che obbligano queste strutture alla massima igiene, alla massima pulizia, alla massima disinfezione dei locali. Mi sarebbe piaciuto vederlo, o mi piacerebbe vederlo, in situazioni normali, di normalità. Vedere, insomma, come si comportano. Un altro metro. Un altro metro di valutazione. Anche qua ci sono, è la zona delle casette. Adesso andiamo a sinistra, tanto qua. Dovrebbe essere tutta la zona del camper, quindi è uguale dappertutto. Andiamo di qua. Aspettate, guardano male. Un altro metro di valutazione è quello di come si comporta la struttura in alta stagione. Allora dovete sapere, per chi ha provato, per chi non ha provato, ve lo dico io adesso, che alcune strutture durante l'anno sono pressoché perfette. Quando invece si arriva in alta stagione, che il numero degli ospiti è altissimo e quindi c'è praticamente la struttura full. Non sempre la struttura riesce a controllare. Ma c'è anche la doccina per i cani qua. Questa è, oddio, troppa luce, proviamo da qua. Non si riesce a vedere la doccia dei cani. Qui c'è una doccetta bellissima. La zona da prendere la roba così non si bagna. Molto intelligente, devo dire. Buongiorno. Allora, incomincio dall'inizio, che così almeno vi faccio capire bene. Questa è la zona dei servizi. Qui sulla mia sinistra ci sono tutti i lavandini per lavare i piatti, mentre sulla destra ci sono le docce. Dietro le docce poi ci sono altre cose, ma ve le mostro un po' alla volta. Queste docce sono molto carine, sono tonde, diciamo. E poi continuando, sempre sulla mia sinistra, anche dall'altro lato ci sono sempre i lavandini per i piatti, mentre andando avanti ci sono quelli per il bucato, sia da un lato che dall'altro, anche se non si vedono, però vabbè, avete capito. Qua c'è la doccia del cane che vi dicevo prima, e dietro le docce c'è questa sezione dove ci sono docce anche dal lato destro, mentre di qua
qua troviamo, questa è la stanzetta per i bambini e c'è solo questa, mentre più avanti ci sono i lavandini, quelli chiusi. Dopo quelli chiusi ci sono anche i lavandini aperti. Anche di qua troviamo i lavandini aperti e continuando troviamo altri lavandini chiusi e invece facendo il giro dietro al muro troviamo anche la zona dei WC. Questi ovviamente sono tutti chiusi. Questo uno, apriamo un altro per fare, per verificare che sia pulito anche questo. Ecco, sì, sono perfettamente puliti come vi dicevo. E queste appunto tutte le porte che ci sono qua sono tutte ibici. Qui sulla sinistra c'è lo scarico dei camper. Ma allora io devo tornare in camper, questa zona anche è chiusa, non so per quale motivo, penso sempre a causa del Covid, o forse devono, era un'altra zona che dovevano sistemare, ma non ho fatto in tempo a sistemarla. Comunque la zona è molto verde, molto piena di alberi, è immersa nel verde, quindi molto molto bene, anche perché in estate si muore di caldo in camper e se non sei coperto dagli alberi veramente ti fai la sauna dentro, mentre di notte insomma. Vorrei farvi spiare dentro le casette, ma non so se riuscirò, casomai più tardi vado a spiarne una, ma magari domani mattina presto, verso le 7 di mattina, che non c'è nessuno in giro. Andiamo a fare una spedizione di spionaggio dentro le casette. A parte che credo che se glielo chiedo me la fanno vedere, però mi vergogno e quindi non lo farò. Wow. Dio mio, è tutto bellissimo qua dentro. Io davvero sono curiosa di poter fare comprare questo campeggio in una fase di normalità. Sì, ogni tanto ci sono anche queste fontanelle, che di solito c'è soltanto il tubo con il rubinetto, invece in questo campeggio c'è tutta la fontanella completa. Poi vi farò vedere anche la mappa quando torno in camper e i prezzi e i servizi. Questa settimana abbiamo gratuito il noleggio delle biciclette, l'ombrellone in spiaggia il wifi. Oddio, io devo tornare indietro adesso. Non c'è una stradina che mi porta per di là? No, eh. Niente, mi tocca tornare indietro. Vabbè, torniamo indietro. Poi, altre cose da dirvi, in linea di massima, scegliamo sempre campeggi di 3-4, e a volte ci è capitato un paio di volte anche un 5 stelle, però in linea di massima scegliamo il 4 stelle per diversi motivi. Il 3 stelle non garantisce sempre la qualità, neanche i 4 in alcuni casi, però ci è capitato di rado, ecco. E il 5 stelle a parità di servizi e a qualità, cioè si va a pagare di più una qualità che si paga
il 20-30% in meno con un campeggio a 4 stelle, quindi non ne vale la pena. Riprendiamo il giro del campeggio. Questa è la zona delle piscine che adesso ce l'ho sulla destra, mentre all'inizio del video, non so se vi ricordate, l'abbiamo passata sulla sinistra. Quindi entriamo sulla via delle piscine, poi con la mappa riuscirete a capire tutto comunque. E qui in fondo. No, è quella dopo, scusate. Ciao Micio. Salve. Salve. Qui in fondo a questa strada c'è il gruppo delle piscine, che appunto è un'altra di quelle cose che è in fase di modifica, costruzione e modifica, perché oggi aperte ci sono soltanto due piscine, mentre le altre, che sono bellissime, purtroppo stanno appunto facendo la manutenzione e quindi non posso mostrarvele. Eccoci qua. Allora io vado per di qua perché così riesco a mostrarvele bene, poi andiamo dentro e le vediamo anche da più vicino. Eccole qua, queste sono le piscine, questa qui davanti è quella grande, mentre giù in fondo, dove vedete quella specie di vetro di serra, c'è la piscina coperta per i bambini. Questo qui sarebbe il gruppo delle piscine, che come vedete è una specie di oasi, non so come spiegarvelo, con un gruppo di piscine piuttosto numeroso e belle, insomma, però hanno dovuto interrompere i lavori anche per le piscine. Eh sì, questo è il gruppo piscine, quindi in tutto sono 25 piscine con diversi livelli di altezza e tra l'altro su uno ci sarebbe anche lo scivolo che appunto non posso mostrarvi. Ora vi mostro la mappa, questo qui è praticamente la parte della zona di Lignano dove siamo, dove appunto qui c'è la spiaggia e poi continuando si arriva poi al campeggio. Questo qui è appunto il nostro campeggio e girando il foglio c'è appunto più specifico e il giro che abbiamo fatto è praticamente partendo da qua, poi abbiamo girato verso il boschetto, siamo andati su dritti per questa strada fino ai bagni, qui ce ne sono altri due, mentre qua c'è il supermercato e tutti gli uffici. E questa è la zona in cui eravamo noi più o meno. E qua anche le piscine. Ci vediamo presto con un altro video, intanto io mi godo il campeggio. Ciao!